Innanzitutto complimenti per la partita e per questa vittoria. Ovviamente una domanda un po' più cattiva e una magari più buona. Partiamo dalla cattiva. Abbiamo visto che quest'oggi il Monopoli ha comunque disputato nel complesso un'ottima partita contro un avversario non facile. Però ancora una volta dobbiamo denotare alcune sbavature, forse troppe sbavature nella fase difensiva. Non si riesce a riuscire a cercare di migliorare queste sbavature, e quanto sta pesando l'assenza di Coscia, di un giocatore esperto come Coscia? Mentre la domanda buona è, non so se ha visto la classifica, le è scappato un sorriso? Non l'ho ancora vista, e quanto riguarda la partita, partita è vittoria cercata, meritata, contro una squadra, avevo detto alla vigilia, che ci avrebbe messo in difficoltà, e ha dimostrato il suo valore. C'è una squadra composta da tanti giovani interessanti che corrono, che si aiutano, e non a caso hanno vinto col Benevento 2 partite fa. Quindi io sapevo con i ragazzi che avremmo affrontato una partita difficile, e dove contava il risultato prima di tutto, al di là del bel gioco. Come vi ho detto qualche settimana fa, vi dovrete aspettare partite giocate bene dove magari potremo raccogliere meno, e partite giocate male dove riusciremo a raccogliere qualcosa. Quindi alla fine a me questo conta. Perché? Perché delle sbavature ci saranno. Io vi devo sempre ricordare, fino alla noia, che noi siamo una squadra partita per fare un campionato in corsa. La squadra è stata chiaramente potenziata, è stata cambiata, e quindi queste sbavature sono all'ordine del giorno. Non potrei mai pensare di vedere una squadra che giochi senza sbavature, una squadra che deve mantenere la categoria, non deve vincere il campionato, e quindi ci può stare che in alcune partite ha dei momenti in cui non riesce magari a dettare legge, a imporre il gioco. Non vedo dove possa, ecco, essere il problema. È chiaro che sono consapevole che la squadra deve lavorare, deve migliorare, ma questo solo col tempo, perché, ripeto, è una squadra con tanti esordienti in questa categoria, e quindi bisogna dare il giusto tempo per innanzitutto conoscersi e prendere coscienza di questa categoria. Mister, la scelta di Castaldo in panchina? Io alleno la squadra tutti i giorni, e quindi le scelte che a voi possono sembrare così strane, no, perché altrimenti non mi facevi questa domanda, e quindi per me sono normalissime, sono scelte che io faccio, sono stato scelto anche per fare, insomma, questo è il mio lavoro, quindi devo quotidianamente valutare i miei ragazzi e decidere anche in base agli avversari come cercare di batterli, e quindi anche questa magari strategia.